festeggiamo tutti coloro che hanno sofferto e perso la vita per la nostra patria, per l'Italia. Noi oggi festeggiamo anche, oggi è anche la festa delle forze dell'ordine, delle forze armate, che in tempo di pace continuano a difendere quei valori di libertà che tanto, con tanto sacrificio hanno conquistato i nostri nonni in tempo di guerra. Grazie alle forze dell'ordine, un grazie sincero per continuare a difendere questa libertà e per proteggere il nostro territorio continuamente tutto l'anno, 365 giorni l'anno. Siamo qui in questo luogo simbolo del lavoro che non c'è più. Di fronte a noi il vecchio stabilimento Valle Susa, dove tanti giovani, tante lavoratrici, tanti uomini rivarolesi e non solo hanno sbarcato il lunario per tanti anni, e proprio da questo stabilimento, da questo cotonificio Valle Susa, sono partiti nel periodo di guerra i giovani, giovanissimi, per purtroppo tanti di loro non fare più ritorno sul posto di lavoro. Ebbene, abbiamo appena scoperto questa lapide in ricordo proprio di questi giovani rivarolesi che hanno abbandonato il posto di lavoro per andare a difendere la patria. Noi oggi, scoprendo questa lapide, vogliamo però dare un significato importante, ricordare storicamente il significato di questi lavoratori. Il cotonificio Valle Susa, questa fabbrica, per oltre 150 anni è stata per Rivarolo la fabbrica per antonomasia. Luogo di lavoro, spesso di sfruttamento e di sofferenza, ma anche luogo che ha consentito a tante famiglie di uscire dalla povertà e dalla miseria, caratteristica delle precedenti generazioni. Luogo dove i nostri avi, e soprattutto le donne, hanno preso coscienza dei loro diritti di lavoratori e di cittadini, dove sono nate società di mutuo soccorso, dove ha mosso i primi passi il movimento sindacale locale. Non stupisce quindi che tanti dipendenti di questo stabilimento, uomini e donne, siano saliti in montagna tra l'autunno del 43 e la primavera del 45 per unirsi alle bande partigiane. Terminata la lotta di liberazione, hanno ripreso il loro lavoro, senza accampare meriti o rivendicare ricompense. Hanno chiesto che fossero ricordati i loro compagni che non ebbero questa possibilità. Sulla pietra di questa lapide sono incisi 9 nomi. Di alcuni di loro è probabilmente l'unico ricordo rimasto, in quanto i loro nomi non sono riportati né sulle diverse pubblicazioni che fanno memoria della Resistenza in Canavese, né sui documenti dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino. Sono note invece le storie di Clerico Valentino, di Feletto, staffetta della 49esima Brigata Garibaldi, caduto a 20 anni il 5 aprile 1945 a Volpiano. Sarato Giovanni, di Pusano, anche lui della 49esima Brigata Garibaldi, catturato a Rivarolo e fucilato a Torino a 22 anni il 6 marzo 1944. Vittorio Francesco, caduto a Ozegna a 39 anni l'8 luglio 1944, durante la battaglia tra i partigiani di Piero Piero e i fascisti della decima massa. Cena Michele, di Feletto, della sesta divisione Giustizia e Libertà, caduto a 20 anni a Traversella il 31 marzo 1944. Infine Rodovico Peila, partigiano della sesta divisione Giustizia e Libertà, caduto a 19 anni il 4 novembre 1944, esattamente 70 anni fa, durante un rastrellamento nel vallone di Forzo, ad opera dei tedeschi e delle truppe russe al loro servizio.